Attraverso un accurato meccanismo di occultamento di denaro erano riusciti ad evadere 3 milioni di euro di tasse, commettendo reati quali bancarotta, evasione fiscale e riciclaggio. In Valchiavenna sono 3 le persone appartenenti alla stessa famiglia finite nei guai in seguito a una capillare operazione di indagine della Guardia di Finanza. Nel tentativo di ricostruire la rete dello spaccio che ha poi portato ieri a compimento l'operazione della polizia denominata Apreschi, con l'esecuzione di 12 misure cautelari, determinante è stata la pazienza. Il modus operandi del gruppo criminale collegato alla mafia albanese che inondava di cocaina l'Alta Valle era infatti caratterizzato da cautele estreme e da espedienti di rara raffinatezza volti a tenere ben nascosta e protetta la figura centrale per il rifornimento di stupefacenti del latitante che si cerca in Francia. Oltre alla visita a diversi istituti scolastici della provincia, oggi l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha incontrato a Confartigianato dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo delle imprese per fare il punto su un tema molto importante, la necessità di ridurre le distanze tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Un saluto e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Tele Sondrio News. Questa sera apriamo il nostro giornale con la cronaca. In Valchiavenna sono 3 le persone appartenenti alla stessa famiglia finite nei guai in seguito a una capillare operazione di indagine della Guardia di Finanza. Giuliano Padroni. Le accuse sono di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, evasione fiscale, riciclaggio di denaro. 3 persone, tra loro parenti, residenti ed operanti in Valchiavenna nel settore del commercio di carburanti e della ristorazione bar, al centro di un'articolata operazione di indagine portata avanti dai militari della Guardia di Finanza, sezione operativa volante della tenenza di Chiavenna. Indagini che, partite da un controllo fiscale, hanno messo in luce un articolato sistema emerso da una mancata dichiarazione dei redditi da parte di uno dei 3 accusati. In particolare le fiamme gialle, dopo un esame incrociato tra contabilità e flussi finanziari della società, hanno scoperto un sistema di fatture emesse per operazioni in realtà inesistenti, mettendo in evidenza una serie di operazioni dolose che avevano causato il dissesto finanziario della stessa società, le casse della quale erano state svuotate dagli stessi soci, i quali avrebbero trasferito sostanziosi flussi di denaro su conti esteri intestati alla società stessa. Tra questi anche somme di denaro derivanti dalla vendita di un ramo d'azienda redditizio. Quelle somme sarebbero poi state recuperate dai soci stessi sui propri conti personali. Insomma, un meccanismo decisamente articolato e ben studiato in maniera da occultare le operazioni illecite. Un'attività di indagine non semplice per i militari della Guardia di Finanza e che ha portato la Procura di Sondrio ad emettere provvedimenti per i reati di bancarotta fraudolenta, patrimoniale documentale, evasione fiscale, riciclaggio. Il giudice per le indagini preliminari ha provveduto al sequestro preventivo finalizzato al recupero delle somme evase, calcolate in 3 milioni di euro. Sottoposti dunque a vincolo cautelare 1.300.000 euro con il sequestro di 25 beni immobili per un valore complessivo superiore al milione e di oltre 250.000 euro tra rapporti bancari e finanziari riconducibili ai 3 accusati. La pazienza non è soltanto la virtù dei forti, è stata determinante infatti anche nel tentativo di ricostruire la rete dello spaccio che ha portato ieri a compimento l'operazione della polizia denominata Apreschi con l'esecuzione di 12 misure cautelari. Scopriamo insieme perché. Quella sera di novembre del 2023 sembrava fatta. Dalle intercettazioni si parlava di un incontro nel parcheggio della Lidl di Villa di Tirano, nel corso del quale sarebbe stato ceduto 1 chilogrammo di cocaina. Recatisi sul posto, però, i poliziotti trovarono un'altra persona e soprattutto neppure l'ombra del chilo di coca. Nel tentativo di ricostruire la rete dello spaccio che ha poi portato ieri a compimento l'operazione Apreschi con l'esecuzione di 12 misure cautelari tra Livigno, Torino e Rimini, determinante è stata la pazienza. Sì, è stata fondamentale, ma in tutte le indagini, in questa in particolar modo, soprattutto perché c'è stata una fase delle indagini a inizio novembre in cui eravamo andati un po' in difficoltà perché non eravamo riusciti a intercettare il carico che pensavamo stesse arrivando. Poi fortunatamente in quel mese c'è stata la pazienza e quello stesso carico siamo riusciti a intercettarlo un mese dopo, sempre in Valtellina.
L'operazione ai primi di dicembre fu rocambolesca. Gli agenti in borghese notarono un'auto sospetta che viaggiava sulla tangenziale di Sondrio in direzione Tirano. All'alti intimato della squadra volante, i due occupanti la vettura si fermano, mostrano i documenti, ma durante le operazioni di controllo del veicolo improvvisamente risaltano in auto, scaraventano a terra il poliziotto che stava cercando di bloccarli e ancora con il portabagagli aperto fuggono a tutta velocità verso la zona di Poggi Ridenti, dove uno dei due lancia un pacco dentro al giardino di un'abitazione. Poco dopo i due abbandonano l'auto e provano una disperata quanto inutile fuga a piedi perché vengono immediatamente fermati e dichiarati in arresto. Nel pacco recuperato viene trovato 1,8 kg di cocaina che, venduta al dettaglio, avrebbe reso un guadagno di circa 80.000 euro. Il resto è storia recente, con un'indagine lunga quasi un anno, resa particolarmente complicata dall'estrema attenzione utilizzata da tutti gli attori. Sono state delle oggettive difficoltà legate soprattutto ai soggetti che ci avevamo di fronte, ai soggetti sui quali stavamo provando ad investigare, perché erano soggetti estremamente attenti, estremamente organizzati e con un modus operandi che non lasciava spazio a errori o a tentennamenti. Quindi diciamo che l'attività di intercettazione è stata approfondita e grazie a questa attività di intercettazione poi piano piano sono venuti fuori gli elementi giusti che ci hanno permesso di ricostruire tutto. All'appello ora manca l'ultimo indagato, considerato il capo dell'organizzazione, un albanese di 26 anni, nipote di uno degli arrestati ieri a Livigno, accusato di omicidio e corruzione di magistrati e funzionari pubblici e latitante dallo scorso luglio. Lo si cerca in Francia. Oltre alla visita a diversi istituti scolastici della provincia, oggi l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha incontrato a Confartigianato dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo delle imprese per fare il punto su un tema molto importante, la necessità di ridurre le distanze tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Vediamo. Istruire, educare, formare e orientare. Quante aspettative si ripongono nel mondo della scuola? Troppo spesso abdicando a compiti che invece andrebbero meglio distribuiti, coinvolgendo anche doverosamente famiglie e soprattutto mondo del lavoro. Se ne è parlato oggi all'incontro organizzato dal Coordinamento Provinciale di Fratelli d'Italia alla Sala Succette di Confartigianato, associazione di categoria da decenni particolarmente attenta a incontrare a scuola i lavoratori di domani. Bisogna continuare su questa linea, per cui poter incontrare anche i genitori delle scuole medie, poter effettivamente fare un orientamento proprio specifico per poter far capire effettivamente che cos'è il mondo del lavoro in provincia di Sondrio, che credo che molti docenti non conoscano. Ospite d'eccezione di fronte a una platea formata da dirigenti scolastici e rappresentanti del mondo delle imprese, l'onorevole Paola Frassinetti, sottosegretario al Ministero dell'Istruzione e del Merito, che ha ricordato come il governo in modo concreto abbia deciso di accorciare la distanza scuola-lavoro con la riforma sperimentale degli istituti professionali e tecnici. 4 anni più 2 anni di conclusione del percorso con l'ITS, quindi già questa è una tangibile volontà di far sì che ci sia un percorso che qualifichi i nostri giovani per entrare nel mondo del lavoro e trovare quel riscontro con le piccole e medie imprese che sia virtuoso e che sia soprattutto realistico. Ad accompagnare il sottosegretario Frassinetti nel tour degli istituti scolastici valtellinesi, il consigliere regionale Chiara Valcepina, componente della Commissione Permanente Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione. Era importante che venisse sul territorio anche il sottosegretario, quindi il governo, per comprendere questa realtà e per riuscire a declinare nella riforma che stanno appena mettendo in campo tutte le esigenze del territorio. Esigenze tra le quali vi è da anni ormai quella di trovare personale, poiché tanti ragazzi, finita la scuola, prendono subito la strada della vicina Svizzera. Noi cerchiamo invece di frenare questa fuga cosiddetta dei nostri ragazzi verso l'estero, qualificando i loro percorsi, i loro diplomi e cercando quindi anche dei programmi che siano attinenti con le esigenze del territorio e i bisogni occupazionali del territorio. È chiaro che le difficoltà ci sono evidenti, per esempio anche la mancanza in questo momento del dirigente scolastico provinciale non crea certamente delle situazioni molto favorevoli, però ci aspettiamo in qualche maniera un po' più di attenzione, soprattutto in un territorio che noi definiamo sempre i confini dell'impero.
E restiamo in tema di scuola. La provincia investe oltre 20 milioni di euro per l'edilizia scolastica. Mai così tanti prima di ora. Oltre 20 milioni e mezzo di euro. Non è mai accaduto prima d'ora che la provincia di Sondrio potesse contare su risorse tanto consistenti da destinare all'edilizia scolastica. Tiziano Maffezzini, responsabile del servizio edifici e patrimonio della provincia di Sondrio, spiega nel dettaglio come saranno impiegate. A fronte di quasi 18 milioni di euro derivanti dal PNRR, spiega, la provincia contribuisce con oltre 2 milioni e mezzo dai trasferimenti a QST, l'accordo quadro di sviluppo territoriale, arrivando così al budget complessivo di 20 milioni e mezzo di euro. Risorse che consentono davvero di fare la differenza, pianificando interventi significativi a vantaggio del nostro patrimonio edilizio scolastico, che risale a prima degli anni 80 e dunque è bisognoso di interventi di ammodernamento, quando non addirittura di rifacimento. 8 i progetti individuati come prioritari, 6 di questi sono già stati appaltati e saranno in parte realizzati entro la fine dell'anno, i più complessi nel 2025. 2 invece gli ultimi finanziati, ovvero i lavori di realizzazione di un impianto sportivo rispettivamente presso l'Istituto Pinchetti di Tirano e presso l'Istituto Da Vinci di Chiavenna, saranno appaltati a breve e secondo il cronoprogramma saranno ultimati all'inizio del 2026. Nella maggior parte dei casi, prosegue Maffezzini, si tratta di opere di adeguamento e miglioramento energetico e normativo. In altri casi, invece, si tratta di lavori per la riorganizzazione degli spazi didattici anche in relazione all'uso delle nuove tecnologie. È il caso, per esempio, dei lavori di riqualificazione per l'ammontare complessivo di poco meno di 13 milioni di euro dei laboratori dell'Istituto Tecnico Industriale Mattei di Sondrio. Un intervento consistente suddiviso in più lotti, dei quali i primi 3 sono già stati appaltati e i primi 2 sono in corso di ultimazione. In questo caso, spiega Maffezzini, abbiamo previsto di demolire e ricostruire per intero i vecchi laboratori che risalivano alla fine degli anni 70. Siamo molto soddisfatti, conclude, perché pur avendo un patrimonio edilizio non indifferente, sono infatti più di 30 gli edifici tra scuole superiori e palestre di competenza della provincia, siamo comunque in grado di mantenerlo funzionale e adeguato rispetto all'impiego nell'offerta didattica delle nuove tecnologie. Alessandra Vaninetti è il nuovo segretario della FIM CISL di Sondrio, il sindacato dei metalmeccanici. La nomina questa mattina durante il Consiglio Generale, a cui erano presenti anche i segretari nazionale e regionale di categoria. Il servizio. Ha avuto luogo questa mattina nei locali del ristorante La Brace di Forcola il Consiglio Generale della Federazione Italiana Metalmeccanici CISL di Sondrio. L'incontro, oltre a tracciare un bilancio dell'operato della sigla sindacale, nata nel 1951 e che ad oggi conta più di 210.000 iscritti, è stato organizzato al fine di procedere all'elezione del nuovo segretario generale FIM CISL per la provincia di Sondrio e della nuova segreteria. Eletta Alessandra Vaninetti, che subentra a Vittorio Cantoni. Con molto orgoglio prendo il testimone di Vittorio Cantoni per la categoria dei metalmeccanici della FIM di Sondrio. Abbiamo costruito negli anni un gruppo solido, un gruppo attento, un gruppo con un grande valore aggiunto nelle aziende per tutti i lavoratori e le lavoratrici che incontriamo. Quest'anno ci aspettano tanti impegni, sia partendo dal rinnovo che verrà del contratto nazionale Federmeccanica, sia per quanto riguarda la contrattazione di secondo livello nelle aziende, per noi punto fondamentale. Entrati a far parte della nuova segreteria anche Gianluca Ciapponi, delegato Siderval, e Roberto Rovedatti. Presenti all'incontro Ferdinando Uliano, segretario nazionale FIM, e Mirko Dolzadelli, segretario generale FIM Lombardia. Oggi è una giornata importante perché abbiamo rinnovato il nostro quadro dirigenti con l'elezione di Alessandra, una dirigente donna, capace, determinata, la passione ce l'ha per fare bene per rappresentare al meglio i lavoratori metalmeccanici della provincia di Sondrio. Il nostro settore è uno dei settori che traina l'economia del nostro paese, diventa sempre più importante non pensare che si possa andare oltre l'industria. Affidiamo questa federazione importante per il territorio di Sondrio ad Alessandra Vaninetti, che è una persona che ha fatto tutta la filiera, quindi lavoratrice metalmeccanica, delegata sindacale in azienda, operatrice sindacale poi e oggi segretaria generale. Quindi la dimostrazione che questo territorio non solo ha un settore significativo, qual è quello metalmeccanico insieme ad altri,
ma è anche, diciamo così, un settore che riesce a sviluppare un'attenta politica dei quadri e una crescita anche dei propri dirigenti. Il sindaco Giovanni Gianotti non ha dubbi, è un modo per non perdere di vista la nostra memoria storica e per valorizzare dal punto di vista turistico il nostro patrimonio culturale e ambientale. Domani alle 16 a Torre Santa Maria in municipio sarà svelata la piattaforma digitale Valtellina Virtual. Paolo Croce ci spiega di cosa si tratta. La nuova frontiera del turismo, ma potremmo parlare allo stesso modo di culture e tradizioni. Nasce, grazie al lavoro dei ragazzi di Progetto Alfa, la piattaforma digitale Valtellina Virtual nel comune di Torre di Santa Maria. La legittima ambizione è quella di promuovere il turismo culturale, partendo proprio dal comune, le porte della Valmalenco. La piattaforma è sostanzialmente una mappa virtuale che permette di accedere a punti ed esperienze che si possono vivere in due o tre dimensioni. Abbiamo osservato che stiamo perdendo purtroppo degli antichi saperi e tradizioni che sono legati strettamente ai racconti narrati e trasmessi verbalmente, e quindi nasce appunto l'obiettivo di cercare di fossilizzare, di congelare tutto questo patrimonio e renderlo fruibile alle future generazioni. L'unico modo per farlo chiaramente è rivolgersi alla digitalizzazione. Si parte, come detto, da Torre di Santa Maria. Torre Santa Maria è depositaria di antiche tradizioni che fanno parte della cultura provinciale e territoriale. In particolare le frazioni sono depositarie di saperi e di tradizioni prevalentemente dell'ambito agricolo e alpino, e sono emblematiche di una realtà che è caratteristica di molte altre della provincia di Sondrio. Dove trovarvi? www.valtellinavirtual.org. Prezioso per la realizzazione del progetto il contributo che arriva dalla provincia di Sondrio e dal BIM. È un progetto importante perché va a dare la concretezza a dei beni materiali, quali sono la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni, tramite anche dei canali che sono accattivanti oggi, quali ad esempio il virtuale, il 3D e una comunicazione che deve per forza passare tramite il digitale. Per cui avanti tutta con questi progetti sui territori per rendere accattivante anche da un punto di vista turistico la nostra bella provincia di Sondrio. Taglio del nastro domani sabato. A presentare l'iniziativa anche il sindaco di Torre di Santa Maria Giovanni Gianotti e l'assessore Carmen Gianotti. Domani presso il sottotetto del nostro edificio comunale alle ore 16 ci sarà la presentazione di questo progetto condotto da Progetto Alfa, quindi vi invito numerosi a arrivare alla presentazione. Camera sensoriale, 3D e tanto altro da non perdere al taglio del nastro. Sono iniziative sicuramente particolari, sono anche delle sperimentazioni perché non sono molti comuni che hanno adottato questo tipo di progetto, quindi sicuramente se venite non sarete delusi. E a testimonianza della bontà dell'iniziativa, altri comuni sono già pronti a partire o stanno per entrare nel progetto che avrà sicuramente una valenza provinciale. Valtellina Veteran Car ha fatto tappa a Livigno proponendo la terza edizione dell'auto moto sciatoria, una prova di abilità con auto e moto d'epoca abbinata a una gara di sci alpinismo. Vediamo. Non poteva essere la neve a frenare l'attività del Valtellina Veteran Car. Livigno ha così ospitato, grazie alla passione dell'imprenditore e pilota di rally Sergio Cantoni, la terza edizione della auto moto sciatoria, con una prova di abilità con auto e moto d'epoca e una gara di sci alpinismo, tanto per restare in tema di Livigno, neve, Olimpiadi. Auto moto sciatoria significa neve, significa passione, significa avere anche qualche piccola difficoltà nel muoversi, e noi le abbiamo avute. Le abbiamo avute con piacere, ci abbiamo riso sopra, quindi è andato tutto molto bene. Livigno è una bellissima cornice, non c'è bisogno di commentare Livigno. Vorrei ringraziare sicuramente l'amico Sergio Cantoni per il grande lavoro che ha fatto nell'organizzazione di questa manifestazione, l'amico Lanzi, sicuramente altrettanto grande lavoro per tutto quanto riguarda la parte sci, l'amministrazione comunale, le organizzazioni qui locali ci hanno supportato e ci hanno permesso di poter svolgere questi due giorni, sabato e domenica, nella bellissima posizione
di Livigno. Sergio Cantoni è il referente a Livigno per il Valtellina Veteran Car, un impegno che sa di passione sincera verso i veicoli d'epoca, e proprio Livigno da sempre ha la capacità di coltivare storie e tradizioni con l'arte dell'accoglienza. Importante la tappa al Foscagno, all'hotel Il Terampe di Simone Feroleto, così come quella al ristorante Bar e Bistrò dello chef Roberto Canclini. È andata bene, abbiamo fatto quello che potevamo, di sicuro ci organizzeremo meglio per il prossimo anno. Questa prima edizione, numero grandioso, parecchie macchine, gli atleti tutti belli perfetti, siamo riusciti a portarla a termine. E se il famoso ghiacciodromo di Livigno ha regalato spettacolo, non da meno è stata la gara di scialpinismo. Anche qui ci si è affidati a chi ben conosce la materia. Quando mi hanno suggerito questa nuova iniziativa l'ho presa di buon grado, diciamo dai, proviamo a abbinare una bella garettina di sciapinismo alle vostre iniziative del Veteran Car. Devo dire che è riuscita perfettamente, anche il clima, nonostante la neve, si completa, diciamo, fa da coreografia, che è quello che è lo spirito dello sciapinista. La gara è stata bella, tranquilla, l'hanno presa con entusiasmo e sono stato coinvolto, appunto, come dicevo prima, in questa iniziativa che accalora, che unisce il mondo dello sci-alpinismo al Veteran Car. In gara sul ghiacciodromo 20 macchine e un sidecar guidato da William Baroni. Poi la sfilata per il centro di Livigno, direzione Acquagrande. Infine, come ogni competizione che si rispetti, le premiazioni dei vincitori, Silvia Feroleto e Michele Bormolini. In tema di ringraziamenti, come non citare i soci del club Alfredo Caspani e Ivano Cecini, e poi Giorgio Lanzi per lo sci-alpinismo, Oliviero Bormolini per il ghiacciodromo. In chiusura, il responsabile della comunicazione Flavio Brosel ha annunciato le novità. Prossimo appuntamento a Tresivio, ristorante al Crap, il 23 marzo, con una serata in rosa, dedicata in particolare proprio alle donne, con ospite la giornalista della RAI Daniela Cuzzolin Obelosler, socia onoraria del club ed esperta di moda. Si parlerà delle sfilate a Milano e Parigi e dei premi Oscar, perché il Valtellina Veteran Car, nella sua proposta turistico-culturale, non conosce confini. È tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Per tutti gli aggiornamenti vi ricordiamo il nostro sito e le nostre pagine social.